Questa mattina, presso Chioggia Ortomercato di Brondolo, l'amministratore unico Giuseppe Boscolo Palo ha presenziato a una conferenza stampa in cui sono stati sviscerati alcuni tra i problemi che il settore agricolo locale sta vivendo, a cominciare dall'avanzare del cuneo salino e dalla siccità che hanno notevolmente compromesso il buon andamento dei raccolti e dei conferimenti. I costi di produzione sono aumentati notevolmente, ma il prezzo del prodotto all'origine non ha subito lo stesso aumento, aumentando invece lo scaffale, dove il potere d'acquisto delle famiglie si mostra notevolmente diminuito, con effetti diretti sui consumi alimentari. Chioggia Ortomercato ha un suo programma, alcune proposte che vanno dall'istituzione di un catasto agricolo alla certificazione dei prezzi alla produzione, alla presenza del tavolo ortofrutticolo veneto, alla riorganizzazione dei mercati. All'interno del mercato ortofrutticolo di Brondolo non si svolge solo l'attività della piazza orticola, ma sono molti progetti in evoluzione che comprendono nuovi servizi, a partire dagli insediamenti individuati con avvisi pubblici e con ulteriori possibili insediamenti urbani. Ciò che blocca Ortomercato da eventuali investimenti a lungo e medio termine è la mancanza di certezze. La proroga di un solo anno concessa da parte di SST non fornisce la necessaria certezza per l'elaborazione di un piano strategico aziendale a medio e lungo termine, al fine di incrementare il volume d'affari per rispettare i parametri imposti dalla legge Madia.